Abbiamo deciso di ripubblicare la relazione Smuraglia perché erano 32 anni che era stata depositata, fu depositata il 14 luglio del 92 e da allora nessuno all'interno del Comune di Milano ha ritenuto di pubblicarla. Noi lo pensiamo che anche per la missione di Wikimafia, che è quella di diffondere conoscenza ma anche condividere documenti storici, questo documento storico sia importantissimo perché è il primo documento storico in cui si attesta che a Milano non c'erano solo i capitali mafiosi, ma c'era anche il controllo organizzato del territorio. Non solo, ci sono all'interno tutta una serie di questioni, tutta una serie di tematiche di cui oggi noi ancora dibattiamo. A partire ad esempio dalla questione dell'ortomercato che è stata al centro di indagini della magistratura in questi ultimi 30 anni. Quindi pensiamo che ripubblicare documenti di questo tipo, anche farli conoscere, sia importante non solo per la cittadinanza, ma anche per i giovani studiosi, perché all'interno di questa relazione noi troviamo un metodo rigoroso e addirittura uno stile anche elegante, ma mai accomodante, nel senso che questa relazione dice le cose come stanno. Ed è per questo forse che dal 1992 al 2011 il Comune di Milano non si è mai più dotato di un comitato antimafia. Il punto più attuale è quello della trasparenza dei capitali. Carlo Smuraglia mette nero su bianco il fatto che serve trasparenza per i capitali che arrivano qui a Milano e che vengono investiti, perché non tutti sono capitali mafiosi, ma nessuno ci può dare la certezza che i grandi investimenti che vengono fatti sulla città non abbiano anche una natura criminale, che non è detto che sia mafiosa, può essere anche politico-affaristica, come diceva lo stesso Smuraglia, oppure di tipo economico, però è sempre criminalità. Stiamo parlando quindi di falsare il mercato, stiamo parlando del fatto che vengono fatte, come al solito, vengono distratte risorse dal pubblico e per finire in circuiti criminali opachi e che soprattutto non creano ricchezza per la città. Sì, sono temi che dovrebbero essere all'ordine del giorno, purtroppo non sono all'ordine del giorno, quindi anche il fatto che comunque il Comune di Milano abbia deciso di ripresentare e di permetterci di ripresentare questa relazione, secondo noi è molto importante, perché a differenza di molte altre amministrazioni, quella di Milano, bene o male, è un'amministrazione attenta ai temi della corruzione, della trasparenza e della criminalità organizzata. Certo è che purtroppo lo stesso Comune si trova a scontare il fatto che a livello nazionale ci sono norme e normative che impediscono al Comune anche di, ad esempio, conoscere obbligatoriamente il titolare effettivo di chi ha concessioni pubbliche, appalti pubblici o quant'altro.